Ciao a tutti ragazzi da Jill Alpha Team, bentornati in questa parte 10 del mio gameplay di Resident Evil 7. Oggi sto registrando un video dopo l'altro, mossa dal desiderio di prendere ammazzate Lucas, proprio devo ammazzarlo di bastonate. E che devo fare? Boh, non lo so. Non lo so. Devo trovare la password, è vero, la password. Ah, 1408, sono proprio rincoglionita. 1408, ok. Uno, quattro, ze no, ho sbagliato. Zero. Ma questo è il rumore dei vecchi Resident Evil. Che bello! Vai. Tutto questo fan-made. Cioè, fanservice, vabbè, io ormai sono in tilt. Allora, cosa devo prendere? Perché non si sa mai. La Magnum? Prendiamo la Magnum? Sì, dai, prendiamola. E carichiamo pure il lanciagranate con quest'altra munizione. E poi. No. Porca puttana. Cioè io, beh, sì, prendiamoci la Magnum. E beh. Aspettate, voglio provare a tenere le munizioni. Vediamo se così mi fa passare. Vediamo se levo solo questo. Ho capito! Tutto, tutto! Perché tutto, tutto così? Ok. Va bene. Sei infame, Lucas. Ok, allora, proviamo. Oh, ecco. Buon divertimento. Ma dai. Candela. Vabbè. Solo che ragazzi, c'è una cosa. Noi sappiamo già la password perché abbiamo rivisto tutto nella videocassetta. Non possiamo. No. La dobbiamo andare qui. Così il cretino ci dice gna 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 gna, la candelina, bla bla bla. Perché se noi non togliamo la chiave Dici se facciamo un bel gioco. Devi solo dalla accendere la botte. candela e metterla sulla torta. Ecco, Baciami il il culo. liquido. Bravo Ethan, bravo Le Ethan. paranze no. Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Comunque diciamo, se noi non prendiamo la chiave della botte, dal barile, il liquido non fuoriesce, quindi non si può incendiare la stanza. Magari riusciamo a fregarlo così. Proviamo, dai. Voglio provare. Prima ho dovuto mettere un attimo in pausa perché c'era mio nipote che urlava, mamma ha fame. Quindi non mi sembrava il caso. Ecco, la password era. Password era loser. Loser. Eccola là, vaffanculo, beccati questo, coglione. Non c'è niente da prendere, no? No. Hai visto come ti ho rovinato il gioco? Lucas, contento? Ok, accendiamo.
Così evitiamo anche ad Ethan lo straccio di venire un pochettino maltrattato da Lucas. Anche di bruciare vivo. Allontana, finita. Figlio di puttana! Saresti dovuto morire! Suka, oddio no! LOL, bravo Ethan! Ethan, dai, sei un genio. Anche perché, vabbè, sto giocando io, però sei un genio. Credo di dover essere Suka! per te, dannazione! Posso passare? Ancora no, mi sa. Coglione, ti è piaciuta la sorpresa, il mio bel regalo di compleanno? Proviamo ad andare di qua. C'era lui qui. Oddio. Mia! Mia e Zoe. Mia! Tu chi sei? Dove siete? Lei è Zoe. Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Ma che cazzo vuoi tu? Non sei io. Morto. No, non sono morto. Ah, non è il momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda un asso nella manica, ti consiglio. Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Stronzo. Chi sono le vittime? Salvataggio, mappa, aria dei test. Vabbè, adesso così. Oh, riprendiamoci tutta la roba. Coltellino, mettiamocele tutte in ordine. Facciamo così, ordina. Dov'è il coltellino? Ecco, coltello. Poi avevo la pistola, il fucile, avevo pure il lanciagranate, avevo preso pure la magnum, ecco proprio di tutto di più. Munizioni potenti, soluzione medica, ascia giocattolo se trovo quel cavolo di coso dove metterlo. Munizioni potenziate, pistola. Queste non sono potenziate, sì. Cartuccia per fucile. Incendiaria, no. Sono a posto. Ok, mi pare di avere tutto, di aver preso tutto. Ah, le munizioni normali, prendiamo perché quelle normali. Salviamo. Credo principale, vecchia casa, salviamo qui. Ok, salviamo qui. Questo cos'è? Testa serie D. Finalmente. Ho bisogno anche del braccio, quindi lo prendo. Prendo adesso. Prendiamo, dai. Oh, ecco dove sono. Cartuccia per il fucile. Oltre al molo. Camper, lavanderia, garage. Mi serve la manovella.
devo tenere sta cosa, perché? Munizioni pistola. Vabbè. Facciamo ancora avanti e indietro. Ma io non trovo più i cosi da rompere. I pupazzi, che palle. Quelli li poso perché secondo me non devo usarli adesso. Lo sento. Eccolo qui, lo sapevo io, lo sapevo. Solo quali munizioni ho equipaggiate? Quelle standard. Sì. Ah, mi dispiace, pupazzello. Il tuo destino è morire male. Arrivo mia, vabbè, voglio proprio vedere. Dove sto andando? Vabbè, dettagli. Mi dire che devo riprendere la manovella perché... Sclero. Di qua non si può andare. Eh sì, la devo prendere. Porco Giuda. No, non a me. Non a me. Torniamo indietro. Ok, ragazzi, manovella presa. Oddio, ho dimenticato di attivare il timer. Quindi non so da quanto sto registrando. Beh, facciamo questa parte per adesso. Vediamo se riesco ad affrontare Lucas. Perché io gli sparo. Cartuccia per fucile. Vabbè. Cartuccia per fucile. Strano. Che strano. Questa è cartuccia per fucile, mi sa. C'è un altro dei nostri amici. E qui c'è niente. Che palle. Io volevo il segreto con l'ascia. Da prendere con l'ascia. Che palle. Beh, vediamo se poi posso tornare indietro o meno. Munizioni pistola. Sa che dobbiamo affrontare un boss. 40. Eh beh. Carichiamo la magnum. Ma solo due munizioni per magnum. Ho quelle nella cassa. Però le lascio lì. Non credo sia il boss finale questo. Cioè, da quanto gioco. Io perché? Vabbè, ma sto gioco cazzo è una merda. Io non sapevo più se avevo la pistola, la magnum equipaggiata, però mi sa che era la pistola. O no, no. E quindi mi sono confusa un attimo, cercavo di prendere il fucile, ma... Vabbè. Riproviamo. Munizioni magnum. Cartuccia fucile. Meno male che avevo appena salvato qui. Vabbè, questo errore. Mettiamo le munizioni potenziate. Ah, ma c'è il simbolino delle munizioni potenziate. Cos'è sta musica? Vabbè. Sono ritardata, non me ne ero accorta. Quindi prima che cercavo di...
Ok. Lo sapevo io che c'erano tutti questi mostri. Scappiamo. Non mi dire che ho bisogno di qualche chiave, devo tornare indietro. Qui non c'è niente. Qui. No, non c'è niente. Apri, apri. Chiudi, chiudi. Oddio, oddio. Oddio. Troppo disagio. Oh, ma già un'altra stanza di salvataggio, così? Sentivo rumore. Ma mi sa che sono io, non è il compare. Erba, non ho più spazio per questo oggetto. E se mi danno tante munizioni incendiarie, la cosa mi puzza. Allora, Magnum, polvere da sparo, ok. Psicostimolanti. Munizioni pistola normale, no. Queste le tolgo. Cosa posso fare? Ho una cartuccia neurale. Combustibile, erba, moneta antica. Grimaldello, fluido chimico. Oddio, non so se questo è il boss finale. Che faccio? Torno indietro? Non posso tornare indietro da mia deposito. Perché vorrei prendere. Quante altre munizioni ho della Magnum? 5. Facciamo così e carichiamo la Magnum. Munizione, cartuccia. Vabbè, ormai che ci siamo, mettiamo un'altra. Passiamo l'erba in caso, diciamo così, dovessi fare un altro coso per curarmi. Salviamo. Ok. Ah, qua c'è un sacco di roba. E allora mi sa. Proviamo così. Vabbè, in caso sposto poi la mano. Proviamo così. Non c'è altro, vero, giù? Non mi pare. Un brutto presentimento, ragazzi, tutta questa roba così, veramente. Ecco, c'è da soffrire. Con le Zoe. Mia, belli capelli! Finalmente! Non adesso. Non abbiamo tempo. Hai entrambi gli ingredienti. Ok, zaino? Lo posso prendere? No. Dammi gli ingredienti. Io gli ingredienti li voglio dare a mia. Andiamo a prenderli, però voglio vedere se riesco a darli a mia. No.
Non è che l'ultimo boss poi è uno delle due che non salvo. Proviamo se... Mia. Mia. No. Mi sa di arena di combattimento quella. Sbrigati e dammi gli ingredienti del siero. Proprio qui. Dovrebbe bastare, no? Dobbiamo fare molto in fretta. Mio padre e Lucas non sono lontani. È qui. Papà sta arrivando. Bene, ce n'è abbastanza per voi. E ottenuto il siero, cosa si fa? Qui fuori c'è una barca. Andremo alla palude. Ma senza il siero saremo spacciati. Ah, ok. Prendi il siero. Uno di questi è mio. Oddio. Poi riporta quel tuo culo a casa. Mi occuperò di te più tardi. Ma questo è Lucas. Dio, come lo batto questo? Portami via. Oddio. Nuovo figlio. Ma dai, mi prende lo stesso. Vediamo se riesco a sparare io o no. Oh. Già sprecato due cose così. Mannaggia, che mira di merda. No, oddio. No, ops. Non in quel senso, eh. Ecco, sono morta. Organizza oggetti, riprova. Facciamo riprova. Vediamo quante volte muoio. 1999 al minimo. Vabbè, quindi abbiamo capito che questo è Jack, solo che non riesco a mirare agli occhi. Tira dischi rotto. Ma muoviti e piglia ste cose, coglione. Margherita è morta, buon'anima, pace all'anima sua. Ma dai! Cristo! Dai, quale manca? Quale manca?
Ma fanculo tu. Ma a tutta la famiglia, sì. Dai, dimmi che sono tutti. Non so quale manca, non ne vedo manco uno. Eccolo, sul culo. Dai, 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 dai. No, 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 schiva, 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 schiva. Non capisco quale... Ok, è morto. No! Ho sbagliato. Dov'è la faccia? Morto. Sì. Ora l'ho viste proprio tutte. Non saprei, onestamente non saprei. Queste sono le munizioni normali. Oh mamma mia. Di qua. Oddio. Usa il siero su di lui. Tu vuoi che io lo curi? Ok, sta ufficialmente avendo un orgasmo. Tutto bene? Sì. Andiamo. Mia ci aspetta. Ma dai, adesso solamente un siero. Vabbè, mi dispiace Joy, ma sappi che ho usato il tuo. LOL. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Ne è rimasto uno. Ne è rimasto solo uno, davvero. E ora che ci inventiamo? Scusa, me l'hai detto tu, cogliona, di usarne uno, è ora che ci inventiamo. Zoe, mi dispiace, ma tu sei troppo cessa. Ecco, preferisco belli capelli, che poi io sono venuta qui appositamente per lei. Per curare lei. Cioè... parente di Leon, sicuro. Usano lo stesso shampoo Pantene. Va bene. E io che speravo di fuggire. Ma dai, troveremo altro. Vi ho detto di andarvene. Vieni anche tu. Troveremo qualcuno che ti aiuterà. È questa cosa. Non posso cambiare il mio destino. Io ti salverò. Stai tranquillo. Non rimarrà nessuno da salvare. È una spiegazione? Dai, come facciamo a non curare Mia con questi capelli fluenti? A parte che sono morta almeno 4 volte contro suo padre e tutta la famiglia, perché mi sa che era un miscuglio. Mia, mi devi delle spiegazioni.
Sappi che dopo questo devi concederti a me tutte le volte che te lo dico, eh. Grazie. E beh. Gli altri avrei potuto scegliere. Manco un bacio? Mia, lo so che hai sofferto. Parliamone. Tutta questa epopea... Sei coinvolta in qualche modo, vero? Ascolta, devo sapere la verità. Ethan, te lo giuro, io non mi ricordo. Tu prova. E la bambina che c'era nella casa? Ma quella cos'è? Come cazzo è arrivata? Va tutto bene? Che cazzo era? Oddio. E adesso? Colpo di scena, ragazzi, non è ancora finita. Mi aspettavo fosse la fine, onestamente. Mammina, di qua. What? Adesso gioco come Mia? Dov'è Ethan? Perché? Ethan! Ethan, dopo tutto quello che ha fatto è rimasto inculato, Ethan. Ethan, amore mio, dove sei? È la madre della bambina, lei. Ethan. Finalmente vediamo Ethan. No! No! No, dai, adesso mi dispiace per Ethan. Cazzo, se muore, no. Cioè, sfanculo sto gioco. Non mi può morire il protagonista dopo che si è fatto un mazzo così per salvare la moglie. Dobbiamo fare altri sieri qua, sieri per tutti. Curiamoci. Che cosa ha il braccio? Dotata di lampadina anche lei. Ah, vediamo cosa c'è qua. Mi sto infartuando così, random. Oddio, tutta questa schifezza, ma basta! Basta merda! Vabbè, lei non ha pistola, non... Che cos'è? Strana bottiglia, una strana bottiglia trovata in tasca al tuo risveglio, nella proprietà dei Baker. Forse importante. Non è che è il virus? Ecco. Flashback. Che cosa è stato? Oddio, sono tutti morti. Che cazzo è il Titanic, sta cosa? Vabbè. Vabbè. Andiamo, procediamo con cautela. Noto che anche lei non è velocissima nel correre. Non nulla. Oddio, cos'è stato? Cioè, nulla cosmico in questa stanza, niente, nemmeno una pistola. Cos'è quello? Non si sa. E qui? Qui non si può. Io dovrei anche salvare. Possibilmente. E non si può.
Cioè, lì non ci arriva. È 001. Sicuramente è il virus. Usiamolo. No. Mi dire che sei una scienziata che ha fatto tutta questa schifezza. Adesso è rimasta chiusa dentro. Cosa devo fare? Cassetto non c'è niente. Beh. Non capisco cosa fare, non capisco. Uf, quella porta è chiusa. Quell'altra porta è chiusa. La botola è chiusa. Ma posso fare niente. Non posso fare niente. Non mi fa interagire con nulla, a parte questo che praticamente non si può utilizzare. Cosa mi... Sono tutti morti. Che dici? Nella sala macchina. Che diavolo stai parlando? Ma qual è Allora, che li ha Ethan? uccisi? Ci servono armi. Ne abbiamo su questa nave. Io non lo so, ma... Possiamo ancora fuggire da questa parte? Non so se è Ethan, però la voce è simile alla sua. Adesso è aperta. Ma va a cagare, vai, 3 ore così. Lei li sta uccidendo tutti. Andiamo prima a destra. Così. Moneta antica. Ah. Quindi si possono ancora utilizzare. Buono a sapersi. Quindi possiamo tornare indietro oppure magari nella nuova partita più se c'è. Non credo comunque. Boh, non lo so. Vedremo. Andiamo da questa parte, c'è una porta, facciamo il giro tondo mi sa, altre porte, vediamo cosa c'è da questo lato. E nulla, va bene, ok, allora per istinto vado nella direzione giusta, fino ad ora. Elenco dell'equipaggio, capitano. E non c'è nessuno che conosco, mi pare. Non mi pare proprio di conoscere. Chi è? Deve essersi nascosto da qualcosa. Sì, però mi sa. Non si è servito al granché. E niente, boh. Non c'è niente, andiamo indietro. Un altro, ecco, morto nel cesso, così, poverino. Qua niente, qua niente. Non vedo altro. She's inside me, she's inside everyone. Dentro di me, è dentro. Praticamente, vabbè. Ma lei chi? Poi sembrava la voce di una bambina, forse quella bambina che c'era nella casa. Lunghezza, bla bla bla. Qui? Un'altra monetina? No. Qui no? Stai.
La bambina. Sembra mia quella bambina. Ha i capelli come la lei. Stai ricordando? È sua figlia? Cosa? Che cosa sei? Che cazzo? È la figlia di belli capelli? Ecco. Vediamo qui. La scala, ok. Non capisco se quella è sua figlia oppure lei da bambina. O comunque, non so, i capelli sono uguali, oh. Stesso shampoo, stessa chioma. Hai detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Il mistero si infittisce. Ci vuole una chiave o qualcosa. No, non ho niente per ammazzarli. Come la rompo la cassa? Devo trovare qualcosa. Non comprando. Mi sa che devo giocare stealth. Dammi qualcosa, bastardo. Pistola. Ok, benissimo. Abbiamo una pistola con solamente due proiettili, quindi sì. Siamo nella merda, come al solito. Vabbè, ragazzi, allora io vi saluto. Fermo qui il video. Finiamo l'episodio, appunto, e ci vediamo nella prossima parte. Vedremo come procedere, perché mi sembra appunto la cosa sia abbastanza... Non so se mi sono spiegata. Vabbè. Alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. Un bacione.